Grazie Presidente. Dei consorzi di bonifica in quest'Aula si è già parlato in diverse occasioni. Torniamo sull'argomento perché ci preme sottolineare come non faccia bene a nessuno il dato di astensione. È un dato di astensione anche questo, quello delle elezioni per i consorzi di bonifica, a cui circa la metà degli elettori che avrebbero diritto a votare anche per il Presidente della Regione e per l'Assemblea legislativa avrebbe diritto a votare anche per i consorzi di bonifica, eppure ci risulta che soltanto l'1% degli aventi diritto o ne aveva conoscenza oppure è andato a votare. In questa interrogazione a risposta immediata ricordiamo che i consorzi di bonifica per noi svolgono delle funzioni molto importanti di tutela e di sicurezza del territorio regionale. Abbiamo visto come proprio pochi giorni fa l'assessore regionale all'agricoltura abbia parlato nella risposta ad un'interpellanza che abbia detto che la modalità di voto telematica presenterebbe costi economici particolarmente elevati, ma anche, dice, notevoli difficoltà operative, aggiungendo che alla luce delle problematiche riscontrate sono ancora allo studio soluzioni sostenibili. E considerando che l'andamento del voto è stato un andamento particolarmente deludente, particolarmente allarmante dal punto di vista anche della garanzia del diritto alla partecipazione, di cui questa regione dovrebbe farsi, dovrebbe diciamo così garantire la priorità, il tema della partecipazione democratica, lo ricordavamo ieri, costituisce ancora una scommessa che è ben lontano dall'essere vinta per solidità, per consenso e per qualità delle nostre istituzioni. E quindi nell'ottica di favorire ogni opportunità di voto e di partecipazione alle scelte ci sembra importante capire, visto che è stato rilevato dall'assessore nella risposta a quell'interpellanza, effettivamente a quanto ammonterebbe il costo dell'intera operazione elettorale nell'insieme degli 8 consorzi di bonifica che sono quelli che si occupano nel nostro territorio regionale. Per ognuno di questi, inserendo ed evidenziando nel costo gli oneri relativi agli studi effettuati, se ci sono studi che sono stati effettuati in merito, che hanno portato l'assessore regionale a sostenere che la modalità di voto telematica appunto presenterebbe dei costi talmente elevati e difficoltà operative così alte da non poter essere preso in considerazione. Chiediamo anche che si stia occupando al momento delle ipotesi di lavoro praticabili per rendere disponibile e dal nostro punto di vista indispensabile il voto telematico, visto che la risposta dell'assessore richiamava appunto il fatto che alla luce delle problematiche riscontrate c'erano allo studio delle soluzioni sostenibili. Grazie. Rispondo all'interpellanza. L'importo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica ammonta, sulla base di quanto comunicato dall'Associazione regionale delle bonifiche dell'Emilia-Romagna, a 353.323 euro, al netto dei costi del personale interno impegnato direttamente nella tornata elettorale. La ripartizione tra i diversi enti è la seguente: Consorzio di Piacenza, 129.266 aventi diritto, 65.713 euro di spese elettorali. Consorzio Parmense, 147.661 aventi diritto, 18.000 euro di spese elettorali. Consorzio Emilia Centrale, 274.142 aventi diritto, 77.156 di spese. Consorzio Burana, 161.525 aventi diritto, 57.234 di spese. Consorzio dell'Arenana, 214.735, 49.745 euro di spese. Consorzio della Romagna Occidentale, 118.186 aventi diritto, 22.138 euro di spese. Consorzio della Romagna, 418.198 aventi diritto, 33.437 euro di spese. Consorzio di Ferrara, 156.720 aventi diritto, 30.000 euro di spese. In totale gli aventi diritto sono 1.620.433 e le spese, come dicevo prima, sono 353.423. La previsione del voto telematico, contenuta nello statuto tipo approvato con la deliberazione 1032 del 19 luglio 2010, rappresenta comunque un elemento di carattere ordinatorio e non perentorio, in quanto non prevede alcuna sanzione in caso di mancata attuazione. L'applicabilità del sistema telematico è stata valutata da personale interno all'ANBI dell'Emilia-Romagna, che anche sulla base di uno specifico parere legale, ricordiamo che sono enti autonomi per cui la Regione non dispone delle consulenze che sono state attribuite, ha rilevato come le soluzioni tecniche esistenti, non adeguatamente vagliate in via preventiva, avrebbero potuto inficiare il risultato del voto.
È stato sottolineato che il voto telematico presidiato, ovvero espresso in un normale seggio elettorale, non realizza l'obiettivo di incrementare il numero dei votanti, mentre quello non presidiato, tramite SMS o qualsiasi terminale connesso alla rete, non assicura con ragionevole certezza gli standard di sicurezza informatica e di verificabilità da parte del pubblico attraverso un software open source della correttezza e dell'integrità della competizione elettorale e conseguentemente non garantisce il mantenimento degli attuali livelli di tutela della genuinità e non modificabilità del voto. Per quanto attiene alla messa a punto di ipotesi di lavoro praticabili per rendere disponibile il voto telematico, si precisa che la questione sarà oggetto di puntuale verifica da parte dei competenti servizi regionali, in questo rafforzati dall'ordine del giorno che è stato approvato ieri da quest'Aula, rispetto al quale io personalmente sono assolutamente d'accordo. Sì, grazie Presidente. Ma ieri però, nell'occasione del voto, ricordo che addirittura si è votato contro l'opportunità di inserire una clausola valutativa per quanto riguarda i consorzi di bonifica. Nello stesso tempo l'assessore dice che nessuna sanzione è prevista in caso in cui non ci sia un'applicazione. È vero anche che però soluzioni vanno trovate, non è questione di adagiarsi su norme in questo caso che però non incrementano in nessun modo quello che a parole resta la partecipazione che il Partito Democratico dice di voler sempre invece sollecitare. Io mi sentirei di garantirle che quello che inficia il risultato del voto, lo dico perché l'ho citato ieri, c'è stato da poco un referendum fondamentale, il primo sulla sanità in Italia, nella Bassa Modenese, quello che inficia il risultato del voto è la scarsità di partecipazione. Se non è il fatto che si rifiuti adesso di andare verso altre possibilità di allargamento della partecipazione al rinnovo degli organismi dei consorzi di bonifica, perché il fatto che resti ancora dopo tanto tempo l'idea, certamente sbagliata, ma è l'idea ed è l'immagine esteriore che si dà adesso, che dei consorzi di bonifica non si deve sapere nulla, che ai consorzi di bonifica non si deve partecipare. Io qui rilevo che addirittura lo stesso meccanismo elettorale, il processo di presentazione delle liste e della loro ammissione al voto sono stati e sono sottoposti da più soggetti ed in diverse aree territoriali, addirittura la richiesta di attenzione e intervento correttivo della Regione, lamentando improprie esclusioni di liste, presenza di liste civetta e segnalando l'assoluta disinformazione sul tema. Quindi io credo che il tema che ci si presenta e che vi si presenta è sempre quello per cui si deve decidere se si vuole una cittadinanza attiva o una cittadinanza che sappia il giusto, forse il meno possibile, e che lasci decidere le cose come si sono sempre decise. Ma se lo statuto regionale indica come naturale e prioritario impegno della politica e delle istituzioni la promozione della partecipazione democratica il più allargata e condivisa possibile, della cittadinanza attiva, dell'utilizzo consapevole di tutte le opportunità di controllo anche da parte della base dei cittadini, di indirizzo e di partecipazione, e che, come ricordava l'assessore Caselli, ben la metà degli aventi diritto al voto per il rinnovo dell'Assemblea legislativa regionale costituiscono la base che dovrebbe andare a votare per i nostri consorzi di bonifica, allora credo che il cortocircuito sia evidente, nulla si sta facendo e nulla si vuole fare, intanto per far sapere che queste elezioni ci sono e poi per dare degli strumenti a coloro che pagano il contributo ai consorzi di bonifica per dirgli anche andate a votare per gli organismi, presentate, c'è la possibilità di presentare anche delle liste o in ogni caso di avere maggiori informazioni sulle liste che si presentano. Quindi io credo che in questo senso la Regione debba non appoggiarsi tanto a diciamo così un'impotenza o una incapacità presunta di incidere, ma sollecitare invece con tutte le sue forze la possibilità che per le prossime elezioni dei consorzi di bonifica la notizia sia ampiamente diffusa, il voto telematico sia possibile e che non ci troviamo a questo dato allarmante, quello di quest'anno, direi imbarazzante, per cui nessuno sa che si vota, le persone che ci vanno sono effettivamente una percentuale risibile e in fin dei conti sembra davvero che questo sia in qualche modo avallato dalle istituzioni, quindi che ci sia l'idea che niente si deve sapere dei consorzi e le cose devono andare avanti in questo modo. Grazie.